Stiamo andando online. Benissimo, amici, eccoci qua. Stasera parliamo di un caso che mi sta molto a cuore, quello di Sabrina Beccalli. Recentemente, finalmente possiamo dirlo, la storia ha avuto una collocazione dal punto di vista giudiziario decisamente più coerente rispetto ai fatti e alle circostanze che sono nel fascicolo. E stasera ne parliamo con Teresa e con Simona Beccalli, le sorelle di Sabrina, che ci tengo molto, insomma, alla vostra presenza qui stasera perché Sabrina, diciamo, non è stata raccontata in maniera corretta dal punto di vista mediatico, soprattutto, diciamo, la versione di Pasini, che in qualche modo la collocava come una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, una sorta, insomma, di persona un po' alla deriva, in realtà è lontanissima dalla realtà effettiva. Intanto cominciamo dall'inizio, insomma, come venite a sapere che Sabrina è morta? E che tipo di vita faceva all'epoca vostra sorella? Decidete voi, chi Vai, preferisce. Simo, vai tu. Simona. Allora, buonasera a tutti. Niente, Sabrina era una mamma di 39 anni e viveva con suo figlio, che l'ha cresciuto lei, perché si è sposata, si sono separati subito e lei ha cresciuto il suo bambino. Sabrina ha avuto un'infanzia abbastanza particolare. È nata con un problema alla testa, aveva un tipo di fungo che praticamente si è radicato al contatto del cuoio capelluto. E per cui è stata operata a 5 anni, ha perso tutti i capelli, insomma, ha avuto vari problemi fino a 9 anni. Dopodiché, ha avuto, vabbè, a 20 anni il suo bambino, si sono separati dopo pochi mesi dal matrimonio. Dopo pochi mesi, appunto, dopo un anno più o meno, viene a scoprire che ha un cancro, Sabrina. E lì Sabrina ha dato il meglio di sé, aveva una forma di non-Hodgkin's abbastanza violento al sistema linfatico. Ha fatto parecchie chemioterapie, tipo 7-8 Insomma, una chemioterapie. donna che ha avuto veramente una vita Non ha avuto una. È costellata di stata. problematiche molto Sì, serie, insomma, esatto, anche per però lui, una è ragazza sempre che stata. se ogni Sì, volta si rialzava, però nonostante. assolutamente sì. Lei dava forza a A noi noi. perché noi eravamo preoccupati perché, insomma, una ragazza mamma, tra virgolette. Con questo problema addosso, avevamo molta paura. E invece, nell'arco di 5 anni è guarita, sono cresciuti i suoi capelli e è ricominciata a vivere. Fatto sta che dopo Sabrina, purtroppo dopo alcuni anni scoppia il Covid, Sabrina cade in una forma di, diciamo, di depressione, perché comunque lei è sempre stata abbastanza legata alla mamma, anzi molto. La mamma è morta a marzo del 2020, quando è scoppiato il Covid, è morta in una struttura, e Sabrina lì, infatti ho un messaggio dal cellulare che lei mi scrive: non ce la faccio. E gli ho detto sì, che ce la fai, ce la facciamo tutti. Lei era molto molto La legata a mia perdita di mamma. vostra madre è stato, diciamo, possiamo identificarlo come un momento molto critico, insomma. Sì, Sì, anche perché hanno vissuto perché insieme finché è andata in struttura mia mamma, vivevano loro, insieme. esatto, per cui si è lasciata un pochettino andare, anche se era comunque una donna forte, ma ciò vuol dire che essere forti non vuol dire essere fragile, No, ma ecco. come spesso Esatto, diciamo anche con gli amici che ci seguono lo sanno bene, insomma, di noi anche quello che sembra in assoluto più solido e inaffidabile può sperimentare dei momenti, sollecitato dal punto di vista della vita, può darti delle sollecitazioni negative, una perdita di una Esatto. persona importantissima, malattie, insomma, tua sorella ne aveva passate tante di, in Ne ha qualche modo, passate dettagli tante, però importanti. La perdita di tua sì. madre forse è stato un elemento che in quel momento forse lei non era in grado di reggere, unitamente a tutto quello che aveva retto fino a quel momento, insomma, perché poi. Assolutamente sì, fatto sta che Sabrina probabilmente si è aggrappata, ha preso una strada. La più semplice, no? Dove magari alcune persone evitano quel tipo di strada, Sabrina ha cercato in qualche maniera di frequentare magari tra
tra amici e compagnia magari da bar, perché lei andava comunque la sera, comunque faceva il suo girettino con il suo bambino, la sera tra amiche usciva anche a bere un caffè. E io questo Pasini, dico la verità, non l'ho mai conosciuto, i miei fratelli lo conoscevano perché La mia età, la mia per cui età. hanno Ma frequentato. Pasini quando arriva nella vita di vostra sorella? Cioè, quando conosce Pasini? Perché mi Guardi, dicevi questa fragilità, perde tua madre e comincia in guarda, modo è un po' a vacillare, no? A complesso. certi aspetti. Guardi, noi bene o male non lo sappiamo perché è morta Sabrina, non può dirmi da quanto tempo conosceva Pasini, ok? Fatto sta che da quello che risulta a me, che Sì. ho approfondito tutte le amicizie di Sabrina, risultava che praticamente loro due si odiavano. Cioè, Ok? Pasini e vostra sorella? Sì, Insopportabile. si Se vuole gliela odiavano. spiego un po'. Ecco. Vai. Lui è stato 7 anni praticamente insieme a una carissima amica di mia sorella. Fra l'altro questa ragazza, che poi ho sentito dopo, mi ha detto che Sabrina continuava a dirgli pianta, lo lascialo perdere, è violento, ti picchia. Cioè, comunque stiamo parlando di un personaggio, io mi limito a dire persona Quindi tua nota. sorella Pasini l'aveva ben individuato, ce cioè l'aveva, insomma, Sì, ma guardi, vedi. personaggio violento, Glielo dico in maleducato. tutta sincerità, io ho conosciuto Pasini, ero alle medie, abbiamo fatto lo stesso istituto scolastico, perché lui è esattamente dal mio anno. Io ero in una sezione e lui era in un'altra, ma già allora, sarà che a pelle, boh, aveva questo modo molto spocchioso, altezioso, il bello, pieno di soldi, perché quello era ai tempi. Adesso se lo vede adesso è vabbè, lascia stare, però Adesso ecco, si fa un po' fatica a sempre. collocarlo con queste caratteristiche, insomma. È. Adesso si fa un po' fatica No, a è impossibile, però le garantisco collocarlo che con quelle caratteristiche. da ragazzo Lui era. era un bel ragazzo, ok. Sì, E quindi ed era diciamo lo molto. sapeva, quindi Sapeva di esserlo, come diciamo noi, se la tirava parecchio e così. Ecco, e allora era assieme a questa sua amica, però mia sorella Sabrina non piaceva e non sapevamo addirittura che avesse lasciato questa sua amica e che avesse avuto questa ultima compagna, no? E che quando c'è stato il quindi una fermo. compagna che frequentava all'epoca in cui è morta tua sorella, che muore proprio nella casa di questa No. compagna. Esatto, mia sorella muore nella casa dell'ultima compagna, non della Prima famosa dell'ultima amica. casa, che tra l'altro lui, dopo l'omicidio di tua sorella, cerca di distruggere, non Sì, riuscendoci proprio bene. esattamente, esattamente. Infatti, quando in tribunale continuava a decantare, io Sabrina la conosco da sempre. Un conto è conoscersi, anch'io so chi è da sempre. Un conto è frequentarsi, anche Certo. perché se io avessi saputo che mia sorella frequentava assiduamente questo, gli dicevo cosa succede, cosa stai facendo, perché sappiamo chi è. Ecco, però non Ecco, lo quello sapevamo. succede quando ormai è troppo tardi, cioè quando si viene a sapere che vostra sorella è morta Io direttamente. ho saputo che era lui quando c'è stato il fermo, basta, cioè, Ah. prima E non ho mai saputo. cosa, scusami Teresa, quel sappiamo chi è negli anni, lui, di cosa, cioè, qual era la visione che avevate di questo ragazzo? Guardi, Cioè, io le dico cosa. solamente che, e non lo dico io, ci sono le carte scritte, c'ha più di 2 pagine di precedenti Certo, no. penali, penso che ne basti questo. Ok, quindi Cioè, comunque era noto per la sua, molto diciamo, noto, vita. molto noto, ma già in passato, perché gli era morta una compagna che è la mamma di quella che è sua figlia, cioè comunque è Ok. una persona nota, ecco, non voglio andare nel. No, 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 Però. era nota, diciamo, non per Non in questo. senso positivo, ecco, va bene? Esatto. Quindi voi non sapevate che vostra sorella a un certo punto comincia a frequentare questa persona. No, onestamente no. Quindi con voi non ne aveva parlato di questa, diciamo, new entry nella sua vita. No, anche perché sapeva che gli avremmo detto che non era una buona new entry, Ma in ecco, realtà lo sapeva anche anche lei, mi pare di capire. per quello. Eh No, io non, beh. chi non lo sa, No, io? No. Sabrina, no, Sabrina, mi Sì, dicevi, Sabrina sapeva chi era Pasini, aveva di sì. queste caratteristiche non esattamente benevole, Sì, lo ok? No, sapeva. addirittura lo sapeva perché frequentava una sua amica precedentemente, no? Certo. Quindi cosa, secondo voi cosa è successo? Perché lei, a un certo punto Sabrina, sommato, trova Pasini un soggetto frequentabile. Ma mi rilego a quello che ha detto mia sorella, che è perfetto. In un momento di fragilità ha preso la strada più semplice, ha trovato l'amico che gli andava più dietro e poi dirò di più, dobbiamo ricordarci che c'è il Covid, che è proprio all'inizio, e Sabrina abitava a 100 metri forse dalla casa di questo personaggio. Noi siamo tutti lontani, non riuscivamo né a avere, ci sentivamo solo per telefono tutti i giorni, Ok. perché io la sentivo regolarmente tutti i giorni, anche più volte al giorno, perché io ero la sorella Rompi, perché
perché gli chiedevo cosa hai fatto questo, hai fatto quell'altro, perché sapevamo che non stava bene, come ha detto Simona, la chiamavamo tutti. Ecco, con ciò abbiamo avuto difficoltà, abbiamo cominciato a rivederci verso giugno, quando si Lei poteva. viveva con il figlio, giusto? Eh? Lei viveva con il figlio, quindi. Sì. Ok. Quindi era fondamentalmente da sola, cioè vi sentivate al telefono, quindi magari ritieni che questo stato di isolamento l'abbia un po' Sicuramente. spinta Poi la magari morte della a. mamma l'ha proprio distrutta, perché loro Sì. hanno E vissuto beh. insieme finché mia mamma non è andata in struttura, però comunque il riferimento della mamma c'era, perché si Certo, andava no, ma poi sempre. era un periodo abbastanza particolare, eravamo tutti molto spaventati dal Covid, No, anche perché quando è guarda morta non che ha potuto vederla, non ha, cioè è veramente, cioè adesso. stata appunto una situazione molto particolare, quindi. E lei, vabbè, stavo Certo per chiedervi se aveva chiesto aiuto a uno specialista, ma in quel momento non era che sì, proprio certo in che quel sì, periodo? Sì. certo, sì. Certo, Quindi era in trattamento per la depressione? Sì. sì. Vabbè, Quindi c'era, assumeva cioè. dei farmaci. Per quanto insomma, ne sappiate voi, perché evidentemente magari sono degli aspetti che vostra sorella non vi ha esattamente sempre esternato, no? Cioè il consumo di stupefacenti, che è stato un po' un punto centrale, soprattutto del processo di primo grado, no? Cioè Pasini dice, eravamo lì perché anche lei era solita consumare cocaina e ha avuto questa overdose. Toglierei il solito. Ma a voi Ok. risulta che avesse cominciato a utilizzare con una certa frequenza questo tipo di sostanza oppure non vi torna proprio questo elemento? No, no, che lei avesse questa problematica, sì, ce l'aveva anche detto, eh. Qualcosa ci aveva accennato soprattutto a Simona. Sì, ma logico, ma non era la DP, cioè non era dipendente, perché io quando penso a una Allora. persona tossico dipendente ho un quadro diverso, perché mia sorella andava a lavorare, aveva i soldi sul conto corrente, non me ne, si svegliava tutte le mattine alle 6, aveva, cioè, ho un'altra idea. Cioè, nel senso che comunque non Sì, era ma tu cosa dici? una tossicodipendente in No. termini tecnici, era Allora, mia soltanto che sorella. saltuariamente faceva uso di cocaina, ma che Allora. comunque conservava una vita regolare, quindi andava al lavoro, alzandosi molto presto, continuava a fare la madre senza, diciamo, mancare rispetto alle sue responsabilità, quindi se c'era un uso saltuario comunque. Voi Ma lo da quando ritenete? conosceva lui o anche prima Esatto, capitava? questo volevo capire, ma l'ingresso, diciamo, nel consumo di stupefacenti è qualcosa che ha coinciso, che, se lo sapete chiaramente, con la conoscenza e la frequentazione di Pasini o era qualcosa che, bene o male, lei faceva anche prima in autonomia? Io presumo che allora, da quando Sabrina si è confidata con me, era all'inizio e presumo che sia stato lui Ok. Cioè alla lui nel senso causa. che ha trovato l'occasione con Assolutamente lui, sì. ecco, non. Sabrina in un momento di fragilità si è aggrappato a una persona del genere, Sì, questo perché è chiaro. quando io l'ho Guarda, scoperto. Simona, noi lo spieghiamo qua, spesso parliamo di manipolazione affettiva, di narcisisti maligni e lo sanno i miei amici, molti sono Purtroppo. persone che ci seguono abitualmente, lo sanno che torniamo spesso su questo punto. Allora, Attenzione ai momenti di esatto, fragilità, purtroppo i momenti di fragilità, le malattie, i momenti proprio esatto, dove la ti persona fanno. soffre maggiormente, perché questo tipo di personalità è attratta dalla fragilità, diciamo, dalle emorragie emotive, un po' come gli squali sono attratti da Sì, però io quelle cose di sangue. associo questo problema, questo dramma di quando Sabrina è morta a qualche mese prima che Sabrina mi dice si confidasse con me Ok. dicendo che lei faceva uso di cocaina. Ma secondo te lei faceva uso di cocaina un po' per una sorta di automedicazione, perché la sua Assolutamente sì, situazione depressiva anche perché. non riusciva a gestire, la cocaina le dava diciamo, quello sprint No. in più che le serviva per Allora, affrontare le Sabrina faceva uso di cocaina in forma blanda, ok? Non era pesante, non era una persona che, non era una tossica, non era, anzi, Sabrina spesso e volentieri la sera andava a letto presto e si prendeva delle goccine di lorazepam. Sabrina prendeva lorazepam perché è un mio rilassante. La sera sappiamo benissimo tutti che qua chi soffre di ansia, di depressione, di attacchi di panico, alcune forme si scatenano sia al mattino che alla sera. Lei prendeva queste goccine mio rilassanti e se ne andava a letto. Ok? Purtroppo Sabrina negli ultimi mesi
Sono sicura, strasicura e convintissima di quello che dico, che si è appoggiata a Pasini perché comunque gli è stato offerto, gli è stata offerta la strada Più migliore semplice. e per cui lei si è lasciata Ma andare. che fosse tossicodipendente era chiaro perché, dico, se uno fa un consumo giornaliero e anche, diciamo, da tossico Lui era come... dichiarato Cioè, no, tossico, no, 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 lui era parlo per iscritto tua al centro. sorella, dico, vi No, sareste accorti che no, avrebbe no, avuto proprio no, no, no. problemi economici, al di là, dico, magari uno è lontano, non te ne accorgi, però avrebbe avuto problemi economici perché, Allora, ce ne insomma... Io, accorgeremo? aspetta, Simona, io volevo chiederti una cosa, no? Sì, Se te la senti di dirla. In certo. che termini lei ti confida questa cosa? Cioè, lei Ma lo viveva perché? come un problema e quindi si stava No. confidando perché voleva? Oppure te l'ha detto, era una cosa occasionale, nel senso, sai, mi capita quella sera che ho fatto uso di questa No, sostanza e mi sento meglio. no. Com'era? In che termini te la... Allora, sarà perché io faccio un lavoro particolare, lavoro in una struttura, me ne accorgo al volo. Sei più, diciamo, Per, sei esatta, abituata a cogliere per certi cui ho segnali. capito da alcuni segnali che Sabrina mi dava e li ho colti subito, tanto è vero che io mi sono confidata subito con i miei fratelli e lì abbiamo preso subito posizione. Fatto sta che era troppo tardi ormai quando l'abbiamo scoperto, ma Sabrina qualche mese prima non era così. Perché? Tardi nel senso che essendoci il Covid, non potendo monitorarla, starle vicino, portarla a farla aiutare. Sì. Sappiate, assumeva psicofarmaci e cocaina Può darsi, può contemporaneamente. darsi, Beh, può guardi, dal darsi. tossicologico che è risultato, Sabrina c'era presenza di cocaina nel capello, con ciò si torna indietro di qualche mese, però quello che sono le larve, perché purtroppo c'erano anche dei tessuti molli che sono stati analizzati. Anche qui la parte medico-legale dalla parte di Pasini, dottor Grechi, scrive un papierone dicendo che aveva strabevuto, che aveva giù addirittura, aiutami Simona, l'hashish, qualcosa di... E invece E no, no, e invece l'hashish non è vero, e invece non rimane è vero, praticamente completamente. nelle larve c'era solo la presenza di, solo nel cappello c'era presenza di cocaina, addirittura non c'era l'alcol. Invece questo qua scrive che c'era un mix di queste cose che potevano avergli portato, ma doveva giustificare l'emorragia cerebrale che la fa cadere e picchiare la testa sul muro della vasca. Ma il Ecco. tossicologico era, siamo stati dipinti anche sui giornali, non noi, Sabrina, in una maniera pazzesca, ma tantissime cose che sono state scritte sui giornali poi sono state smontate in secondo appello perché non vere, eppure Ecco, sono uscite. cominciamo proprio da questo. Allora, intanto l'indagine parte in maniera pessima perché senti Tutto, che fa. Uccide dal giorno zero. Sabrina, oggi lo possiamo dire perché c'è una condanna per omicidio. Poi la Cassazione ci dirà, però intanto oggi c'è una condanna per omicidio a 18 anni e 6 mesi. Quindi Finalmente. voglio dire, noi oggi parliamo di un omicidio, ok? Punto. Assolutamente. Che succede? Quindi uccide Sabrina, carica Sabrina nell'auto di Sabrina e si porta dietro anche il monopattino, corretto? Dopodiché Sì. porta la macchina nel luogo X, dà fuoco alla macchina con dentro vostra sorella e lui bellamente se ne torna indietro in No, c'è un monopattino. altro passaggio che non si è mai detto. Ok, allora Allora, raccontaci tutto. lui con la macchina, loro due insieme vanno a casa della sua ex compagna. Ma perché vanno lì? Perché la droga è lì. Lui non la tiene in casa, lui è uno spacciatore, con ciò è curato. Cioè vanno Quindi lì lui per la porta a quello. casa della compagna perché La droga è fondamentalmente lì, perché lì c'è aveva la casa droga. libera lui e aveva casa libera Sabrina. Invece vanno a casa di questa persona, perché la droga è lì. Non va Perfetto. con il monopattino, vanno con la macchina di Sabrina. No, nel senso che quando lui poi porta la tua sorella alla Esatto. Cosa fa macchina, lui? Va a torna casa, indietro, car le videocamere lo riprendono, prima lo riprendono Esatto. in macchina E e poi a anche casa. lì, quando lo passa con la macchina di Sabrina, dopo 3 minuti torna col monopattino. Lui non la porta già nel campo, lui ha il coraggio, e lì ci è andata male anche lì, che la parcheggia davanti alla chiesa, proprio davanti, nel parcheggio davanti alla chiesa, avvolta in un piumone. La lascia lì dalla mattina al pomeriggio, penso 2:30 abbia spostato la macchina adesso, dalle 2:30 del pomeriggio fino alla sera alle 9:30-10, quando ripassa col monopattino, sposta la macchina e la mette nei campi perché è ben più lontano, gli dà fuoco e fa il giro dall'altra parte per non ripassare qua davanti, perché Sì. vedevano le fiamme, vedevano passare uno col monopattino.
anche perché era tutto tranne che stordito, era molto lucido, e fa un altro giro. Però lui la parcheggia anche davanti a una piazza di una Quindi l'aveva chiesa. lasciata insomma un bel po' di ore davanti alla chiesa Dalle 2:30 praticamente. Sì, finché sposta la nessuno che macchina. non E dà nulla, diciamo la verità. pensi che noi veniamo a saperlo anche questo, come il nostro don, che è quello che poi farà il funerale a Sabrina, mi dice: Fide, mi è arrivata una fotografia di un ragazzo che sta facendo l'addio al nubilato, al celibato, si è fatto un selfie e dietro c'è la panda di Sabrina. Quindi era lì la macchina, Sì, dove c'è la chiesa. un certo numero di ore, davanti alla chiesa. Sì, dalle 2:30 Quindi fino a quando sposta la la va sera. a recuperare, a quel punto la porta nelle campagne e la brucia. Okay. Quando viene trovata la macchina bruciata, chi interviene è convinto che all'interno non ci sia vostra sorella I vigili del carbonizzata, fuoco sono i ma sono primi a dare ovviamente là. i ragazzi di una carcassa di un cane, corretto? Cioè, Sì. raccontateci bene com'è andata insomma, sta parte della storia. Allora, premetto una cosa, che io sono rimasta scioccata da quello che disse il giudice Mombelli, che probabilmente, insomma, allora Sabrina ha urlato troppo poco, questo è chiaro. Secondo il giudice Mombelli, Dice Mombelli è il GUP, quello che in primo grado ha primo assolto grado, Pazzini, esatto. ritenendolo, diciamo, Sì, ritenendo che sì, l'omicidio non sì, sia sì. stato, non Non sia avvenuto, sussiste, è non è stato soltanto lui. per la distruzione del cadavere, sostanzialmente. Esatto, per cui la sua risposta è stata: Sabrina ha urlato troppo poco, e che può darsi durante il rogo che Pasini aveva dato la macchina con le portiere aperte fosse entrato un cane e il cane fosse rimasto bruciato dentro. Vero, vero. Io non capisco a oggi come un giudice può emettere una sentenza del genere, In perché realtà non sarà. c'era nessun cane, purtroppo erano tutti resti No! di sorella. Esatto, non c'era nessun cane, anche perché quando noi abbiamo visto i resti di Sabrina, Già. non il corpo, perché io ho visto il corpo di Sabrina ed è un corpo carbonizzato intero, Sì. ok? Le prime cose, i primi resti che abbiamo visto, che è dal lavoro nobile che ha fatto la dottoressa Cristina Cattaneo, Fantastica. ha repertato alcuni resti e c'era un femore. E chiunque avrebbe detto: ma come, un cane non ha un No, femore? era la Ma clavicola, Simone, era la clavicola. no, 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 non dico C'era anche io, no, quello che ha trovato il un femore. veterinario Ah, era la ok. clavicola. Io sto Mentre la dicendo Catania trova un femore. troma, femore, e che comunque è l'osso E più anche un lungo che pezzo, se non ricordo abbiamo male, della mandibola, se della non ricordo. mandibola, assolutamente sì. I denti ce n'erano. Esatto, no, Sì, guardi, perché. il cranio c'era quasi tutto, l'ha ricostruito in maniera pazzesca come un puzzle, ma il cranio c'era quasi tutto. Sì, poi c'era una scatolina con dentro tutti Questi i sono i denti. resti che sono Sì, rimasti dopo che sul buona parte fondo. Sì. della salma, scambiata erroneamente per la carcassa di un cane, è stata smaltita. Sì. Diciamo che non sono Esatto. stati bravi neanche a smaltirla, perché ne hanno Neanche a persi. ripulire l'auto, ecco, perché Ecco, brutta da comunque. dire, ma è così. Quindi alla Ecco. fine si fa un sopralluogo integrativo e scoprono in realtà degli ulteriori resti di vostra sorella che poi gli verranno Allora, importanti per fare una serie di valutazioni. lì praticamente c'è stata una cosa particolarmente strana. È chiaro che in quei giorni lì sono state 2 settimane di fuoco perché eravamo sempre sul campo base e poi tra giornalisti e chiamate varie, eccetera, eccetera. Ma voi l'avevate capito subito che era vostra sorella? No. No. Quindi pensavate che fosse scomparsa? Esatto, no, io l'ho cercata in una stalla di maiali che c'è in quella zona lì, è una stalla di maiali abbandonata dove ha delle cisterne, parecchie cisterne vuote, ok? Quindi tu eri Tanto convinta è che lui l'avesse uccisa, ma che l'avesse nascosta da qualche parte vero, lì? io la cercavo Sì, disperatamente io invece la cercavo nel canalone, perché le ciabatte sono perché state tirate su di là. in 2 settimane la testa va fuori di te, cioè non Certo. ragiona più, per cui ogni fosso, guardavo ogni fosso, cercavo dentro. Fatto sta che dopo mi è arrivata una segnalazione da Eddie Samson, che lavora per il generale Garofano, e mi chiamò e mi disse: io lavoro col generale Garofano, eccetera, eccetera, vorremmo parlare con tutta la tua famiglia. Io lì per lì ho reagito male,
ho reagito male mandando a quel paese il generale perché ho detto, eh sì, qui adesso si spacciano tutti per... Ah, sai, purtroppo succede che qualcuno che ami la famiglia si accrediti, cerchi di dare indicazioni. Ma io non capivo, non capivo... Per cui, insomma, è anche bene che le famiglie, insomma, un po' di tutela Assolutamente. ce l'abbiano, perché c'è un sacco di cialtroni in giro, quindi assolutamente. Esatto, avevo proprio paura di questo. Fatto sta che invece dopo mi chiama l'avvocato e mi dice: sì, ma cos'hai combinato? Ho detto, mi scusi, ma io non capivo più niente. Lui, Garofano, aveva già capito. Aveva già capito, perché in teoria, anche se c'è un cane, perché parliamocela chiara, se c'è un cane, un gatto, è sempre un Ma un animale, vuoi cane che dargli una abbia, degna sì, sepoltura? voglio dire, ho capito, ma un cane che possa avere le dimensioni di vostra sorella, ma che cos'era? Cioè, una sorella Allora, di lei, cioè, voglio dire, assolutamente era sì. una, Poi dal punto di vista torniamo indietro un culturale, passo, era torniamo abbastanza indietro un passo. Quando ci chiamano i carabinieri, quando mi chiamano i carabinieri, io vado a prendere Simone, andiamo là. Subito sapevano che la proprietaria della macchina bruciata non si trovava, motivo ancora per cui non toccarla neanche la ti dico, macchina. trovi la macchina bruciata, trovi all'interno comunque insomma dei Delle resti ossa. carbonizzati, delle ossa, la ragazza non si trova, cioè voglio dire, non è che parliamo di Allora diciamo cattavano. che hanno lavorato tutti male, tutti, io Era dico la agosto, verità, diciamolo, è era uscito un 15, medico. E che 15. medico Ma io è intervenuto sulla voglio scena? sapere una cosa, perché è andato, che è intervenuto sulla macchina e ha detto sì, è un cane, Chiedo liberatevene. scusa, non ho capito. Chi è stato a dare l'ok per smaltire diciamo, la salma di tua sorella, Allora, questo dandola lo per un cane? spiego. Perché per capire, cioè, chi Allora, hanno chiamato? Un questo. veterinario o un medico legale? Allora, vi spiego. In teoria, quando c'è un cadavere, quando c'è un resto che questo, allora, in teoria, tra i vigili del fuoco e i carabinieri hanno chiamato, presumo l'ATS, ok? Dall'ATS, l'ATS che decide di mandare fuori il medico necroscopo. Ok? Fatto sta che non l'ha fatto, perché probabilmente come errore principale qualcuno, o i carabinieri o i vigili del fuoco, hanno mandato un messaggio errato dicendo presumiamo che sia un cane. Ok, quindi Chissà loro hanno cosa dato le ha per convinto. buona questa lettura qui, Sì. e da lì si è scatenata una serie di errori. Un Basta. po' di Esatto. Allora, scarsa professionalità comunque, eh. noi stiamo indagando insieme al nostro avvocato e andremo fino in fondo perché Sai, fare. comunque un bel danno ha fatto la persona che ha preso questa decisione Sì, obiettiva, o le persone, insomma, un ma bel danno l'hanno esatto. fatto, Ma sulla obiettivamente. base di cosa, tra l'altro? Cosa hanno trovato? Cioè, Ripeto, guarda, L'incompetenza. per quanto, No, ma. ripeto, il fuoco carbonizzato possa perdere alcune, diciamo, Sì, prerogative, è sicuro certo. che ti accorgi che è un corpo umano. Cioè, Guardi, un danno per conto di cane, l'abbiamo veramente. visto No, ma poi perché all'ITS. pensare a un cane? Cioè, è L'abbiamo questo visto quello che. noi. Il problema è che noi l'abbiamo visto. Lo Visto. so, Perché quando noi abbiamo visto le immagini del cadavere di Sabrina, ero io, mia sorella Teresa, mio cognato Antonio, e la prima cosa che ho fatto un urlo quando ho visto il cadavere. Perché Perfetto. anche un bambino di 5 anni avrebbe detto è un cadavere. Non so cosa sia Guardi, le successo. dico anche la posizione del braccio, come aveva inclinata la testa, cioè perfetta. Per Perfetta. cui lì è Vabbè, guarda, totale. ok, abbiamo capito che succede questa questione e che Sì. complica terribilmente le acque. Sì. A quel punto, comunque, arrivano subito a Pasini, immediatamente. Sì. Arriviamo Sì. però anche qui, grazie a un signore che abita in via Bergoni, la via principale, che ce n'è una sola via, Bergonzana ha una via, una, punto, non ha neanche. Questo signore torna dalle vacanze e vede il capannello dei vigili del fuoco, campo base. E probabilmente sente cosa sta succedendo, va in casa sua e guarda le sue telecamere e vede qualcosa. Viene lì da noi e ci dice: io dovrei consegnare, far vedere a. Allora noi lo indichiamo, lo portiamo dai vigili del fuoco e da lì entro sera, ecco, si sapeva già chi era, chi non era. Sì. Cioè, Questo era il martedì. E lo dico praticamente lui si è fatto prendere, ma non perché lui allora si è fatto prendere perché le telecamere l'hanno sì, non è lui beccato. che si è No, costituito, no, ma no, no, è stato arrestato. ma poi soprattutto
quando ha confessato perché è stato messo le strette, tutte le telecamere, l'hanno inquadrato con la tanica di gasolio, l'hanno Ricordo inquadrato. male, lui è stato per un periodo, diciamo, in arresto, in misura cautelare, poi è stato rimesso a piede libero. Sì, dopo un 14 anno, mesi. esatto. Quindi poi a questo punto lui confessa e dice, ok, ha No, ma avuto aspetti, aspetti, aspetti. Io no, lei se ne intende sicuramente più di me, ma perché confessa? Al di là che non ha collaborato, cosa che invece scrive anche che ha perché la collaborato. confessione col senno di poi della sentenza di secondo grado non mi pare Sì. molto affidabile, No, no? le spiego, Esatto. io magari sbaglio perché non me ne intendo, non è il mio mestiere, faccio altro, però lui perché confessa? Perché ecco, ci sono tanti casi noti dove il corpo non c'è e tu ti becchi l'ergastolo, perché è così. Cosa fa lui il mercoledì, martedì lo arrestano, mercoledì si avvale della facoltà di non rispondere, e questo è importante, l'avesse detto mercoledì, giovedì non smaltivano la carcassa, perché va detto. Il venerdì confessa, ma confessa quello che probabilmente gli viene detto, guarda che ti hanno visto qui, ti hanno visto lì e ti hanno visto là. Lui confessa solo perché, perché lui era, quando, perché ricordiamoci che lui la uccide tra il venerdì e il sabato. Cioè lui dal martedì ha avuto 3 giorni, si guardava il telegiornale, sentiva che era un cane. Domanda, tu parli, esatto, tu parli di questa cosa perché se lui lo sapeva, quindi che avevano questi Ma rapporti. certo che lo sapeva lui dal sabato, dal venerdì notte. Lui non Ma ha sì. parlato, secondo te, con l'obiettivo di far smaltire la salma? Ma sì, ma, lui, ma probabilmente lui se ne è ben fregato le maniche, ha detto guarda questi, che pistola questi qua fanno sto errore, a me va bene. Lei scompare, ma dopo il problema è che lo filmano che va a fare bene il gasolio per bruciare la macchina, cioè non ha via di fuga. Lì è costretto a dire che cosa? Che l'ha trovata morta per overdose. Lì racconta che effettivamente la macchina l'ha bruciata lui perché non può Non fare poteva niente. fare Ma diversamente. tutta la parte più grave, cioè quella dell'omicidio, lui la cancella completamente e parla di un malore. Certo, con tutta questa collaborazione che è stata scritta sui giornali, Pasini è sincero, Pasini qua, cioè anche, Meno male, quando, guarda. anche davanti a noi ha avuto il coraggio quasi di commuoversi nel racconto, tant'è che io e Simone siamo state dentro, mio fratello non ce l'ha fatta, ha dovuto uscire, perché se no andava a strangolarlo là dove era, per dire. Però ecco, cioè, gli hanno messo giù una bella parte, ecco. Però non c'è, collaborazione non ce n'è mai stata. Confessa, ovviamente confessa quello che gli è comodo a lui, no? Eh Quindi dice: si è sì. sentita male, abbiamo consumato insieme stupefacenti, si è sentita male, io ho preso dal panico, decido di. Addirittura dice che l'ha portata lei, addirittura l'ha portata lei, e nell'ultimo, in questo interrogatorio, l'ultimo, dice che gli aveva portato anche l'eroina, perché sennò come faceva a giustificare che si era addormentato? Ma nel primo interrogatorio, quello del venerdì, non ha mai detto che c'era. Certo, e dice anche, questa è una cosa che va sottolineata, ho tentato un approccio sessuale ma non ci sono riuscito. Questa è la chiave di tutto. Probabilmente lui gli ha messo le mani addosso e lei si è girata. Per il giudice di primo grado mia sorella non ha gridato abbastanza, però sì. Certo, ma se ti danno una roncola qua, voglio vedere quanto urli. Adesso, brutta da dire. Invece i giudici di secondo grado l'hanno letta in maniera molto Sì. diversa la situazione, arrivando a una condanna Sì, importante. è stato un processo diverso, anche perché a primo grado hanno scelto di non ascoltare nessuno, né la dottoressa Cattaneo, né Iris, né nessuno. Diciamo che Brescia ha accolto appieno tutto il lavoro che è stato fatto, hanno ascoltato tutti, compresa la testimone. Fatto sta che poi lui. Che è una vicina di casa, dell'abitazione della Bravissima, Casini, che esatto. sente tua sorella gridare nel corpo della notte: no, no, ti prego, basta. Esatto. E anche questa testimonianza era agli atti in primo grado. Esatto, Sì. tutto. Certo che agli atti sono. Cioè, Certo, questo giustificato giudice, o no, questo giudice ha deliberato tutto così, tutto in con 50 molta. minuti, né? Un'oretta ci ha messo a prendere questa decisione, non è che ci Sì, abbia come si perso fa a sonno. pensare che non abbia inciso il pregiudizio? Però, ragazzi, esatto, qui questo è il problema. Come La sorella. si fa? Il principale alleato di Pasini era il pregiudizio che mediaticamente è stato alimentato nei confronti di tua sorella, Ed è pregiudizio terribile. che è evidentemente entrato anche nell'aula di giustizia nei confronti Ah, di ma a tua me sorella. capita di dirlo che se al posto di essere Sabrina era la figlia di qualcuno, la cosa era già risolta. Senza contare che chiaramente avendo una salma parziale, perché ovviamente solo alcune cose fu possibile esaminarle, perché tra l'azione delle fiamme e tra purtroppo la dispersione di larga parte della salma,
indubbiamente tutta una serie di informazioni andarono perdute definitivamente, insomma, per cui anche quell'elemento lì certo l'ha aiutato Pasini in un poco. Comunque, qual era un elemento su cui effettivamente sembrerebbe che il processo di secondo grado abbia avuto una visione, una lettura completamente diversa? Le tracce di sangue. Ecco, ci raccontate che cosa racconta? Non solo, anche proprio oltre alle tracce di sangue, anche la spiegazione della Cattaneo. La Cattaneo cosa racconta poi in appello? La Cattaneo racconta che trova 3 rime di frattura, solo che hanno un termine, adesso io non glielo so spiegare molto bene, però usano delle parole particolari, no? E sono queste qua, che lo spiegava bene il mio avvocato l'altro giorno, hanno una lettura diversa, e un giudice attento, perché lui si limita a dire che un giudice attento avrebbe dovuto, proprio perché non capisce questo linguaggio tecnico, perché addirittura dice dove è stata colpita la dottoressa, cioè non roba da poco, esattamente, trova quell'osso dove è entrata questa parte di questo attrezzo che lui ha usato ad ucciderla. E ovviamente anche le tracce di sangue danno poi la conferma a quello che, perché prima ha parlato la Cattaneo, ha parlato quasi 2 ore e mezza, non sto scherzando, anche qualcosa in più. Poi parlano i RIS, che sono cauti nel parlare, però danno una descrizione netta delle macchie di sangue, cioè una parabola che dall'altezza della... sangue, che cosa raccontano? Tua sorella praticamente ha cercato di fuggire da quella casa. Sì, 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 sì. Chiaramente, sì, perché le ripeto... C'era il sangue, parte dall'altezza di 1,60 m, perché Sabrina era più piccola di me, Simona sarà stata 1,58 m, dall'altezza di 1,60 m, e vanno calando verso il basso. E lui ha tentato di dire che lei dalla camera, che la camera è appena all'ingresso della porta, andava verso il bagno, con ciò sarebbero dovute essere nel lato opposto, però anche sulla parete opposta, cosa che i giudici sono stati molto attenti. Hanno chiesto a lui se mia sorella era a sinistra o era a destra, per vedere se si è fregato da solo, perché per dare la direzione delle macchie di sangue. Sabrina stava scappando, Sabrina era già arrivata alla porta. E da lì il grido che sente la vicina di casa. Sabrina Cariello ci dice: com'è possibile che un pregiudizio debba influenzare la decisione di un giudice che deve mettere una sentenza? Chi è questo paladino della giustizia? Assurdo. Allora Sabrina, al di là di tutto, il problema grosso è che Pasini, nel dare la sua versione dei fatti, che abbiamo capito essere assolutamente alterata e distorta, chiaramente una versione dei fatti a lui congeniale, aveva cercato di accreditare l'ipotesi che Sabrina fosse una tossicodipendente di lungo corso e che di conseguenza quella sera avesse abusato, insomma, avesse assunto una dose di stupefacente, di eroina in particolare, talmente elevata da morire d'overdose, che lui poverino davanti a questa scena terribile, lei era caduta, si era rotta in qualche modo il capo, perché aveva perso i sensi in seguito. No, lui torna ancora più indietro, pensi dottoressa, dice che è caduta e gli ha ricordato la prima compagna, la madre di sua figlia. La parte che so. Capisci, cioè la scena proprio mette giù il... Poi la convince, lei sarebbe caduta e avrebbe avuto questo malore mortale in seguito all'assunzione di eroina, ok? Esatto. Dopodiché lui, che per evitare problemi a casa della compagna, che peraltro lui ha cercato di far esplodere. È quello, secondo me, che dobbiamo raccontare. Allora, lui... Perché lui ha cercato di distruggere la scena del crimine, non solo il corpo di sangue. Questo... Okay? Raccontiamo questo passaggio. Ecco, questo anche nel primo grado giudizio non è entrato. Non è entrato questo, non è entrato anche lo sgabuzzino, perché nello sgabuzzino è lì che Sabrina in bagno. Ha preso più colpi, perché c'era sangue, c'era una grande quantità di sangue. Quindi diciamo che la scena del crimine primario era... Per cui, e poi comunque, come dice lui, sì, l'ha trovata riversa nella vasca, hanno fatto tutti gli esami, e nella vasca c'era una gocciolina sola di sangue. Quindi non è possibile che fosse riversa. Nello scarico. Il nostro amico Alessandro ci chiede, ma perché l'avrebbe uccisa? Perché probabilmente c'è stato un approccio sessuale. Allora, mia sorella, sicuramente lui sballato com'era, perché lui era completamente sballato, sicuramente. Notare che poi, come dice lui, eroina non eroina, ma in casa non hanno trovato una siringa, certo. Ma niente proprio, per cui figuriamoci. Dopo si sa, quando un uomo di questo genere vuole provare un approccio con una donna e lei non ci sta, purtroppo finisce sempre male, chi paga le conseguenze? Non solo, poi peraltro,
e che è un po' uno scenario simile a quello che si sta verificando con Alice Neri per alcuni passaggi, no? E anche lì la Wally dice, ma anche se fosse andata così, tu che fai? Distruggi il corpo, che è l'unico modo per provare che c'è stata un'overdose accidentale? Cioè è una follia, no? Perché se davvero fosse andata così, il primo a essere motivato a preservare la salute era proprio lui. Per me, allora io dico la mia, Sabrina sicuramente mostrare che effettivamente c'era stata una overdose accidentale, quantomeno, no? E certamente sì, non un omicidio, quindi distruggere il corpo in un contesto di quel tipo è difficilmente si concilia con un'overdose accidentale, perché normalmente se questo è il problema ti conviene che il corpo, anzi, chiacchieri e abbia tutte a posto. Il corpo di Sabrina ha parlato molto. Nonostante tutto, la Cattaneo ha anche dichiarato e non ha portato tutte le lesioni che ha trovato attraverso le micro fratture, perché comunque ha parlato anche di una tibia. E non sono entrate queste cose agli atti. Lei proprio ha dichiarato che il corpo parlava talmente tanto che lei ha portato queste tre fratture, queste tre lesioni, perché erano molto compatibili. Per cui, però, tutto in che è un particolare non da poco, anche questo smentisce quello che racconta, in tutto in 36 minuti, 36 minuti da quando si chiamano a quando la signora Craciun chiama i carabinieri. Quindi diciamo l'aggressione è abbastanza c'è un altro forte. Sì. Che forse vale la pena raccontare, perché obiettivamente è un altro passaggio un po' particolare. La signora, la vicina di casa, sente l'urlo e chiama i carabinieri, ok? Esatto. I carabinieri arrivano, ecco, raccontateci un po' che succede poi. Allora, i carabinieri arrivano, praticamente chiamati dalla signora Craciun, arrivano, la signora Craciun scende, parla con i carabinieri, indica più o meno dove sentiva le urla, da dove provenivano, e i carabinieri guardano solamente tirando giù il finestrino. Non escono neanche dall'auto, ok? Fanno un giro, tanto vero che il signor Pasini dichiara durante l'interrogatorio di alcune domande che il giudice ha fatto, risponde di aver visto i carabinieri, ma lui si è nascosto perché lui era già fuori cortile, il cadavere era già in auto e ha visto i carabinieri arrivare, ma lui si è nascosto. Però i carabinieri, come sono arrivati, se ne sono andati, quindi c'è nessuna verifica effettiva di quello che poteva essere accaduto, perché quando arrivano è in silenzio tombale, non c'è più nessuno situazione, esatto. E nonostante le urla siano state segnalate dalla vicina, la verifica, diciamo, un po' più approfondita. Ci arrivano dopo quando lui nell'interrogatorio dice dove erano, cosa non erano, vanno là, e questo è un passaggio importante, la compagna era rimasta in Sicilia, dice alla sorella di aprire lei i carabinieri, ma non trova le chiavi, per fortuna, per grazia di Dio, non trova le chiavi, chiamano i vigili del fuoco. Era un bel problema perché esplodeva tutto, probabilmente. Perché noi l'abbiamo visto il video, arrivano i vigili del fuoco e fanno l'accesso dalla finestra del cortile, dove esattamente la signora Fracciullo vede perfettamente, perché adesso hanno costruito una casa davanti, ma prima non c'era, spaccano il vetro e il cicalino comincia a suonare tantissimo, allora entra in sicurezza, chiude, mette, spegne questa caldaia, non so come si dice, e riescono a entrare, fanno l'accesso dopo ben 40 minuti, Per fortuna non trovano le chiavi, sono adoperato per distruggere anche l'abitazione. Sì. Lui voleva tutto questo per coprire ma anche il giudice di primo grado, cioè, davvero è curioso che non abbia inteso considerare tutte queste condotte che sono univocamente riconducibili al desiderio. Pensi che non lo considera a tal punto che in secondo grado non va neanche questo capo di imputazione? Qui non è stato considerato. Assolutamente no. Una tentata strage quella. Esatto, perché erano 42 anni con quello. Non è proprio una cosa di poco conto. Cioè, non è... Erano 42 anni. Sì, infatti... erano anche altre abitazioni e altre persone che vivevano. Condannerei,
condannerei anche il giudice, io dico la verità, io sono, dico quello che penso, condannerei giusto. Anche il giudice, anche perché andiamo si è beccato... No, non è stato neanche indagato per tentativo. No. In secondo grado non è stato più preso in considerazione. E che non credo. Teniamo presente la causa di morte è stata ricondotta quindi a questa azione con un oggetto contundente, immagino. Sì. Al colpo alla gola, sì, dovrebbe essere così. No, più o meno qua. Altezza. Noi praticamente tra la giugulare e la carotide ci sono. E gli spacca questo osso qua della mandibola. Con ci questo. Sono vene molto importanti. E... Lui aveva ripulito la scena del crimine. Aveva... Sì, però noi abbiamo visto le immagini in udienza con Luminol e anche l'altra sera con il brigadiere di Sanson, il pavimento era tutto blu, la parete era sì, blu perché... e non in bagno, in ripostiglio, perché lui ha tentato di lavare, però... La chemiluminescenza di cui parli, questa luce bluastra, quindi si è sviluppata tutta intorno alla, diciamo... Tutta intorno al ripostiglio dove c'è il calorifero, addirittura il bagno, praticamente come il bagno è davanti al ripostiglio, perfettamente da uno davanti all'altro, il pavimento del ripostiglio è tutto azzurro e anche ovviamente tutto il corridoio, il pavimento del bagno no, perché se tu sei fatto anche un lavoro di lavaggio con il mocio che lo trasporti, se avevi sangue in bagno l'avresti portato anche di qua. Certo. Non c'era, però cioè, non teniamo presente una cosa molto importante, che lui abitava, lui aveva la sua casa, frequentava, non lo so, questa casa della signora Lipani, cosa faceva lì un'accetta, cosa faceva una roncola lì? Una roncola, ma infatti questo perché dietro un calorifero. Parliamo dell'aggressione sessuale, ma potrebbe anche esserci altro dietro, cioè lui poteva anche in astratto aver deciso di voler uccidere qualcuno e ucciderla. C'è andata di mezzo magari Sabrina, non lo so, però... No, ma da oggi, recentemente ho letto, non so, anche quella la ragazza Chiara, che finalmente è stato condannato, dico, un ragazzino l'ha uccisa, solo per il piacere di uccidere. C'è anche il caso, mi viene in mente, Varani, che erano sotto effetto di stupefacenti, noi non lo sappiamo cosa gli è passato per la testa. Quel quindi tipo di soggetto che era Pasini, l'approccio sessuale respinto da tua sorella, ci sta, cioè, sì. Non lo sappiamo, sì, ma ripeto, non lo sappiamo con certezza, probabilmente neanche mai lo sapremo. Allora io non lo sappiamo, però lui lo dice nell'interrogatorio, ok, stato e non ci sono riuscito. Che parla di un approccio sessuale che non è andata a buon fine. Lui lo dice. Beh, conoscendo mia sorella, se non gli andava che gli mettesse un dito addosso. Ma non era il tipo per mia sorella. Sì, non però conosco mia sorella. Quindi se la porta lì, le cede della cocaina, una cosa e l'altra. La prima, la seconda, poi si arrabbia. Probabilmente lui la porta. Probabilmente lui ci sperava, ecco. Sì, esatto, che l'obiettivo fosse comunque un approccio sessuale. Anche perché lui aveva provato a chiamare una ragazza volte prima e questa gli ha sempre detto di no. Non è vero che lui è andato lì perché sennò aveva paura che un'altra ancora, ecco. Purtroppo Sabrina era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Lui racconta tutta una serie di bugie, perché ora le possiamo considerare tali. Per carità, l'imputato ha facoltà di mentire, ragazzi, lo sapete, insomma. Certo. Sì. Non incolpare qualcun altro sapendo innocente. Certo. Ragazzi, può raccontare cose. Ma c'ha anche provato, c'ha anche provato. Lui ha fatto anche il nome di un altro, Ma lui ha avuto bisogno della... Lui era tossicodipendente, sì. O al di là dello spaccio? Sì. Lui andava al CERT. Andava al CERT, ok. Lui era preso in carico dal CERT? Sì, e in casa gli hanno trovato del metadone. Lui era... Sì. Cioè lui era noto comunque come tossicodipendente, persona violenta, eccetera, eccetera, perché lui aveva maltrattato comunque anche in passato. Ma infatti volevo chiedervi, non è per... Ma lui aveva già, diciamo, subito un lutto, la morte della compagna, in che condizioni, perché a questo punto uno... Non ho capito la domanda. Aspetta, rispondo un attimo a Jennifer, che non si dovrebbe dare l'attenuante. No, non viene data l'attenuante, Jennifer. Anzi, un aggravante, assolutamente. Non è una chiedevo se lui ha subito il lutto della prima compagna, no? Di una compagna. Ecco, in che circostanze è morta questa compagna? Overdose. Ah, ecco. Overdose. Sì, sì. No, ma questa è vera, nel senso che... Però...
Ma era insieme? Probabilmente lui, sulla scorta di quello che è successo alla sua compagna, probabilmente lui ha usato questo scenario per cercare. Ma sa perché? Perché allora, praticamente lui, esatto, per te, quando è morta la sua prima, la mamma di sua figlia, erano tutte e due in comunità. Lei scappa e lui non la segue, perché lui veramente non c'era con lei quando la trovano morta a Milano, sulle, lì in stazione centrale. Però per chi è di Crema, mi dispiace, io sono una di quelli, se non l'avesse mai incontrato nella sua vita, sta ragazza c'era ancora. Perché, secondo te lui ha avuto un ruolo, magari anche se indiretto, nel sì, sì. Questa l'ha messo lei, su quella strada lì, su quella strada lì c'è andata con lui. Codipendenza, insomma. E la figlia sia, è stata cresciuta dai nonni? È stata... Non lo so la figlia dove sia, ecco. Per fortuna in questo caso, come noi abbiamo tutelato nostro nipote in tutto e per tutto, è stata lasciata fuori la figlia di questa personaggio. Ma aveva quindi... rapporti col padre, quindi? Non lo so. Ah, non lo sapete? Non lo so, speriamo non lo so. Non lo so, guardi, so che ha una figlia, però... E che in appello le cose sono andate in maniera molto diversa. E dopo l'assoluzione in primo grado per l'omicidio e la condanna solo per distruzione di cadavere, in appello invece lui finalmente è stato condannato per omicidio volontario. Anche perché in primo grado assolto, perché il fatto non sussiste, ragazzi, è pesante. È veramente pesante. Infatti ricordo il momento in cui insomma si pronunciò il GUP in primo grado, devo dire, insomma mi sorprese, perché obiettivamente ero convinta che lo condannassero in tutta onestà, con le informazioni che avevo e con quello che era accaduto. Mi pareva veramente inverosimile. Che non dico che siamo andati sereni, però abbiamo detto, figli, dai, su, cioè, 28, se non gliene danno 28, ho detto, gli daranno 20 anni, ma cioè, eravamo convinti. Il pomeriggio era fuori, alle 3 del pomeriggio era fuori. C'è stato... Uno shock. Ed è tornato a vivere nella vostra, nelle vostre zone? Sì. Sì, 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 lui è tornato a vivere a Crema, tutti lo vedevano perché lui girava tutti i bar, e i bar, alcuni bar di Crema lo buttavano fuori, perché sì, grazie a Dio esistono ancora anche certe persone, ecco. Però l'unico problema era che lui dovevamo evitare noi di girare per Crema. Aspetterà la Cassazione, sì. A piede libero. Lui è ancora a piede libero e questo è un problema, ma è un problema che spero veramente che entri in carcere nel più breve tempo possibile, perché sapere che è in giro ancora un personaggio del genere, e che comunque spacciatore eccetera eccetera, per la comunità non serve. Ma chi lo, io la penso così. Lo sostento anche per fare il ricorso in Cassazione, no? Chi lo segue, chi lo aiuta in questo noi periodo? L'abbiamo sempre visto da solo, mai accompagnato dal fratello, dalla madre, mai, sempre con il suo avvocato, gli avvocati, ecco. Però mai visti i parenti, non so neanche che faccia abbia nella mamma, nel fratello, io so chi è lui, basta. Diciamo di loro, l'avete mai visto sostenerlo in questo percorso? Allora, l'unica cosa che abbiamo ricevuto una lettera da parte della mamma, e la mamma cercava di scusarsi, cioè scusarsi per il figlio che era, e per ciò che aveva fatto, e chiedeva perdono. Io in quel momento lì sinceramente non me la sono sentita di parlare con lei, perché io volevo niente altro, però sinceramente posso capire una madre, cioè certo. Una madre che non c'entra niente, no, certo, però certo. deve purtroppo... No, è anche apprezzabile che comunque abbia avuto il coraggio di contattarvi. Non è un bel gesto, comunque. Quasi subito. Non è scontato che accada una cosa di questo tipo, ti assicuro. No, certo, esatto. E per cui... Quasi subito, fra l'altro. Tutto lì. Sentite, ma voi vi è capitato di rivederlo, al di là del processo? Per fortuna no. Evitiamo di girare per Crema. Anche perché io non so se lui ha cambiato paese o meno, dicono che si è trasferito in un altro paese vicino a Crema, però io comunque evito totalmente Crema, perché ho paura di incontrarlo, perché se io lo incontro è finita per lui. Io mi rovinerei proprio le mani. No, ma sarebbe troppo comodo, lascialo andare in galera. No, non so, ma purtroppo istintivamente la comprendo, però ripeto, non è, insomma, già sto allora lì, vede che io dico da persona stando loro, insomma, considera che la situazione ci sarà, e se, come penso e spero,
la condanna sarà definitiva, a quel punto ci sarà il mandato di cattura, se lo vanno a prendere si farà il carcere che si deve fare, insomma. Guardi, sì, sì. Io dico sempre che io e i miei fratelli, Simone e Gregorio, è inutile che ci avviciniamo a questa persona, perché noi abbiamo veramente qualcosa da perdere. Dovete proprio farlo. Cioè, no, no, per l'amor di Dio, però ecco, io credo la vita. La vostra, sicuramente Sabrina non vorrebbe mai. No, no, ma dirà che avete vostro nipote, no? Sì, sì. Istinto ti dico, se lo prendo, chissà cosa faccio, però dopo penso, io ho da perderci. Questo qui non è, io ho due figli, una famiglia, Simona anche. Io vi devo dire. Comunque il figlio di Sabrina da aiutare a crescere. Io vi devo dire questa cosa, che all'epoca, quando lui è stato scarcerato, che è stato scarcerato il pomeriggio alle 4, appena è stato scarcerato, mio nipote l'ha saputo. Lui vive con suo padre, è scappato da Milano per andare a cercare questo. Io ero al lavoro, ho dovuto abbandonare il lavoro e andare in giro, pioveva tantissimo, entravo in tutti i bar pregando e lasciavo tutti i numeri di telefono e dicevo, se vedete questo ragazzo, per favore chiamatemi, ero disperata. Che cosa terribile. E non si può vivere così, non si può vivere così. Questo ragazzino è ancora. Quanti anni ha vostro nipote? Mio nipote adesso? Deve fare i 18 anni. Io odio nei confronti di questa persona. Mio nipote fa i 18 anni, ma tenete conto che è molto intelligente. Spesso mi dice lui: cioè, zia, vedrai che quando sarà il momento andrà in carcere, vedrai. Cioè, lui fa forza, ha ragione, mio nipote ha ragione, ripeto, ormai manca un annetto, più o meno tra un anno e qualche mese ci sarà sicuramente ricorso in Cassazione. Io spero che abbia ragione il nostro avvocato, dice entro la fine dell'anno, speriamo. Sì, no, i tempi sono quelli, più o meno 6 mesi. Sicuramente sì, entro un anno, per tenermi, diciamo, realistica. A quel punto verrà, vedrete, che verrà confermata la condanna di appello e a quel punto lì ci sarà, ripeto, entrerà in carcere e ci resterà per diversi anni. Quindi direi che la vita sia già stata assegnata abbastanza da questa persona, non ha alcun senso concedergli oltre, insomma, sotto questo punto. Esatto, esatto, assolutamente. Io vi ringrazio molto, perché è stato importante raccontare chi era vostro. Grazie a voi. Restituirvi. Il coraggio che ha avuto ad affrontare tutta una serie di problematiche che avrebbero messo in ginocchio tutti noi, senza ombra di dubbio, nessuno escluso, e anche raccontarla nella fragilità che spesso che può accadere a ciascuno di noi, perché comunque effettivamente a questa ragazza sono successe davvero tante cose. Io lo dico sempre, è nata sotto una cattiva stella e purtroppo è morta sotto una cattiva stella. È proprio stata sfortunata, Sabrina. Sì, perché ce l'ha messa tutta per tanti anni a retto botta e poi purtroppo ha incontrato questa persona e probabilmente quello è stato proprio l'incontro. Sì, guardi, io il mio pensiero, cioè avrei accettato per assurdo il suicidio, no? So che sembra che dico una cosa forte, nel senso che ha deciso lei per lei, non è un'altra persona che ha deciso della sua vita, perché Sabrina aveva voglia di vivere, aveva voglia di farcela, aveva voglia di riscatto. L'aveva già dimostrato, peraltro, Teresa, l'aveva dimostrato ampiamente che era una. Sì, forse avrei accettato un incidente, avrei accettato. Ma si rialzava, cioè comunque sì. Si metteva in piedi. Insomma. Sì, ecco, ma per mano di un'altra persona così, cioè. Io neanche, quando mi dicono è un animale, ma neanche gli animali fanno quelle cose lì, no. Decisamente no, assolutamente. Comunque, ripeto, un pensiero fortissimo va a voi, va a vostra sorella, va a suo figlio, che sarà sicuramente un ragazzo che saprà renderla orgogliosa di lui, ha due zie splendide che sicuramente lo accompagneranno nelle varie fasi della vita, nelle difficoltà. E ora sospettiamo che la giustizia faccia il suo corso. Direi che adesso, insomma, questa la traiettoria l'abbiamo un po' aggiustata, no? Sotto questo profilo. Speriamo. Sì, anche perché Sabrina ha bisogno di pace, però esatto. Anche noi abbiamo bisogno di pace. Sì. Per concedere a voi di girare, di voltare pagine, di riuscire comunque a fare pace con questa parte della vostra storia. Sì, anche perché poi non sarà finita, c'è il processo, c'è l'altro processo. Esatto, esattamente. Benissimo, allora vi ringrazio moltissimo per questa grazie sera. A voi. Gli amici che sono stati con noi collegati, come avete visto anche stasera abbiamo raccontato una storia veramente terribile, ma anche ricca di spunti di riflessione, quindi fate attenzione a chi si avvicina a voi, soprattutto nei momenti di fragilità, perché come vedete solitamente sono persone che possono davvero peggiorare la situazione in maniera esponenziale, quindi fate sempre moltissima attenzione. Un abbraccio forte sia a Teresa che a Simona. Ragazze, grazie, buona serata a voi. Buona serata. Grazie, arrivederci.
buona serata. Arrivederci.